Perché con la carta si può, con la carta lo so. Ehi, ciao cuccioletto, sono proprio contenta di vederti. Oggi Milo è andato a cercare gli ingredienti segreti per le sue bibite e mi ha chiesto di dare un'occhiata al chiosco. E io sto preparando un bel regalo per il figliolo più piccolo dello gnomo sarto. Sì, hai già indovinato che cos'è. È proprio un pupazzetto di carta con tutti i suoi bei vestitini da cambiare. Vedi, ho fatto una canottiera, poi ho fatto una bella camicia verde e dei pantaloni, delle scarpe, il cappello. Guarda, il piccolo si potrà divertire moltissimo a cambiare il guardaroba al suo pupazzetto e gli potrà mettere anche un bel cappellino. Sai, era da tanto tempo che mi chiedeva di preparargli questo gioco e visto che oggi è il suo compleanno ho pensato finalmente di accontentarlo. E adesso che ho finito voglio preparare per lui anche una buona torta. Oh, buongiorno Orcomanno. Buona giornanza, sbaglia Bea. Oh, che bell'arrivi, i vestitonzoli per giocheggiare. Sì, li sto preparando per il figliolo più piccolo dello gnomo sarto. Ma come sarebbe, sbaglia Bea? Vuoi regaleggiare un gioconzolo da femminattole ad uno gnomattolo maschiolo? Oh, ma è da tanto tempo che mi chiede se glielo posso preparare. E poi, scusa, che cosa significa gioconzolo da femminattole? Ma che dice, sbaglia Bea? Le cose da femminattole sono cose da femminattole e le cose da maschioli sono cose da maschioli. Orco, sì, i maschioli faceggiano le cose da maschioli, che sono quelle difficilerrime, che faceggiano solo i maschioli. E le femminattole, faceggiano le cose da femminattole, che sono quelle più... Orco no, che sono quelle meno... quelle più facilerrime. Prepareggiare le tortole. Orcomanno! Perché mi guardeggi così, sbaglia Bea? Tu stai per cucineggiare una tortola, che è una cosa da femminattole. E io sto addeggiando alla radura delle betullole per sposteggiare un troncolo che bloccheggia la stradola. Una cosa da mascioli, che tu non puoi faceggiare, perché è una cosa da mascioli. Davvero? Orco, sì. Non vorrai sposteggiarlo tu, il troncolo? E perché no? Ma tu non puoi sposteggiare il troncolo. Sposteggiare i troncoli è una cosa da mascioli. Davvero? E che cosa ci scommetti? Se riusciggi a sposteggiare il troncolo, io mi laveggio tutti i giorni per un mese. Se non avessi da preparare quella torta! La tortola te la prepareggio io! Perché tu naturalmente credi che preparare una torta sia una cosa facilissima, vero? Facilerrima, orco, sì! È una cosa da femminattole! D'accordo, orco zuccone! Io e te oggi faremo una bella gara! Ecco, io andrò a spostare quel tronco, che è una cosa difficilerrima, e tu preparerai una torta, che è una cosa facilerrima. Ma tu sei una femminattola, e le femminattole... Oh, allora, accetti o no la sfida? Se vinco io, tu ti laverai per un mese intero tutti i giorni. E se vinceggio io, invece? Oh, beh, se vinci tu... E vabbè, io non mi laverò per un mese intero. Accetti o hai paura di perdere? Orco, sì che accetto! Te la sei cercheggiata, sbaglia Bea! Molto bene, orco zuccone. Qui ci sono tutti gli ingredienti per preparare la torta. Io vado alla radura delle betulle a spostare il tronco. La gara è cominciata! Buona fortuna, Orcomanno. Aspetta già, sbaglia Bea! Uffa! Porca, non le sopporteggio le femminattole! Che ci vuole? A cucineggiare una tortola. Cucineggiare le tortole è facilerrimo. Orco, sì che è facilerrimo. È una cosa da femminattole e le cose da femminattole sono tutte facilerrime. Eh?
Mamma orca! Oh, bisce secchi! Sono stufa di fare il facchino! Appena trovo Drollo lo incenerisco! È mai possibile che io ce l'abbia sempre tra i piedi e poi quando lo cerco improvvisamente sparisce? Io, la perfida, la terribile, la spaventosa striga varana costretta a sprecare il suo tempo prezioso per andare a gettare i resti del minestregone alla valletta dei ratti! Già, tutti al Fantabosco devono gettare i loro rifiuti alla valletta dei ratti. I rifiuti vanno gettati solamente alla valletta dei ratti. E però adesso in giro non c'è nessuno. Perché devo andare fino alla valletta dei ratti quando qui ci sono tanti bei cespugli e tanto non mi vede nessuno. Fermala, strega varana! Che cosa stai facendo? Che ti importa? Fatti gli affaracci tuoi! Guarda che questi sono affari miei! Non puoi andare in giro a gettare i tuoi rifiuti dappertutto! La legge di Requercia dice che... Oh, come siamo preoccupate per l'ordine, per la pulizia! Sì, è vero! Tengo molto all'ordine e alla pulizia e non c'è niente di male. Ma se tu hai deciso di sfidare apertamente la legge di Requercia che vieta a chiunque di gettare rifiuti in giro... No, non ti sopporto più! Oh, ci stavo andando alla valletta dei ratti! Ecco, mi stavo soltanto riposando un po'. Adesso è anche vietato riposarsi un po'. Oh, non ti sopporto! Pessima giornata a te! La valletta dei ratti, la legge di Requercia, la giusta legge di Requercia. Ecco, brava strega varana. Cacchio, ti incenerisco. Per noi che siamo orcoli non ci sono mai pericoli. Chi è più forte di un orcolo in giro non ce n'è. Acquozzola. Si impasteggia. E poi ancora acquozzola. Si impasteggia. E alla fine si spiatteggia. Ma perché non si spiatteggia questa pastonzola? Spiatteggiati, pastonzola! Oh, mamma orca! Prepareggiare una tortola non è facilerrimo! Orco manno! Se ce l'ha fatta sbaglia Bea, ce la devi faceggiare anche tu! Sei un orco grande e grosso! Noi siamo feroci orcoli, mangiamo i bumbi piccoli. Chi è più forte di un orcolo, in giro non ce n'è. Eccolo qua. Questa notte la tempesta ha fatto cadere questo ramo. Mi sembra anche bello grosso. Beh, al lavoro, Bagliabea. Chi non l'illera, non l'allera. Yeah. No, così non ci riesco. Proviamo così. Due. Buongiorno, Bagliabea. Lascia che ti aiuti. Ah, no. Non ti preoccupare, Principe Giglio. Posso farcela anche da sola. Questo è sicuro, ma in due si fa prima. No, ti ringrazio. Sei veramente molto gentile. Ma vedi, io oggi preferisco cavarmela da sola. Figurati. Ah, una leva! Ma certo, dovrei trovare il modo per fare una leva. Se io trovassi un ramo abbastanza grande, potrei infilarlo qui sotto, spingerlo verso l'alto e sposterei il tronco. Ah, devo trovare il ramo giusto. Aspetta, Bagliabea. Ma quanta fretta. Sì, sì, ha detto che non è necessario il mio aiuto. Ma d'altronde,
Tenere liberi i sentieri del regno è un'incombenza di qualsiasi viandante abbia i muscoli necessari per farlo. Ed io ho muscoli allenati da lunghe ore di scherma. E quindi sono proprio quello che ci vuole in queste situazioni. Magliabea non si offenderà. No. Vado. Oh, vero, è veramente pesante per tutte le lance dei tornei. Ebbene, messer Tronco, a noi due, ora cominciamo a fare sul serio. Oh, mamma orca, prepareggiare una tortola è difficilerrimo. Guarda, guarda. E tu che ci fai qui? Ho sfideggiato Sbagliabea. Sfidare Sbagliabea in una gara di cucina? Beh, auguri. Io devo prepareggiare una tortola. Lei deve sposteggiare un troncolo alla radura delle betullole. Interessante. E sentiamo che accade a chi perde? Se perdeggio io, dovrò laveggiarmi tutti i giorni per un mesolo. Poverino. Se invece perdeggia Sbagliabea, non si potrà laveggiare mai per tutto il mese. Povera mozzarelluna. Un mese intero senza potersi lavare. Deve essere terribile per lei, che ama tanto l'ordine e la pulizia. Scansati. Sangue rosso, bianco osso, voglio, comando e posso. Complimenti, Orcomanno. Credo proprio che tu abbia vinto la gara. Ma questo è imbroglieggiare, stregonzola. Ma quale imbroglieggiare? Fatti furbo, pannocchione. Piuttosto, andiamo a vedere come se la sta cavando la baglia. Quella verrò a prenderla dopo. Avanti, andiamo, Orcomanno. Muovi, ti ho detto. Ah, non avertene a male, messer Tronco. Ti sei battuto con valore, ma ricordati che un principe si spezza, ma non si piega. Oh, guarda, Sbagliabea. Oh no. Ma che cosa hai fatto? Ma perché mi hai aiutata? Io stavo facendo una gara con Orcomanno. Gara? Ma che gara? Ma sì, io dovevo spostare questo tronco e lui doveva preparare una torta che avrei dovuto preparare io al chiosco. E io forse con questo ramo sarei anche riuscita a spostarlo. Ma adesso mi sa che ho perso la gara. Ma perdere la gara? Sbagliabea, pensi veramente che Orcomanno riesca a preparare una torta anche solo lontanamente decente? Beh, veramente no, però... La sta preparando al chiosco? Sì. Andiamo a vedere che cosa sta combinando. Ma sì, dai. Tanto qui ormai la frittata è fatta. Prego. Porca bubbo! Sbagliabea! Ha sposteggiato il troncolo! Vuoi dire che questo è il tronco che ostruiva il passaggio? Orco sì! Sei sicuro? L'hai visto con i tuoi occhi? Orco sì, ti dico! Questo troncolo prima stava così! Secondo me Sbagliabea non riuscirebbe a spostare questo tronco nemmeno con una bacchetta magica! Lo ha sposteggiato. Ma come ha fatto? Questo tronco è pesanterrimo. C'è qualcosa che non mi convince in questa storia. Andiamo a controllare al chiosco. Avanti, veloce! Oh, ma... L'hai preparata tu questa torta, vero, Sbagliabea? Ma che? L'ha fatta Orcomanno? Oh, strano. E invece l'ha preparata proprio lui. Non so come abbia fatto, ma c'è riuscito.
Ho perso la scommessa. No, un momento, Bagliabea. Neanche Cuoco Basilio riuscirebbe a fare una torta con delle decorazioni così perfette. Che cosa vuoi dire, Principe Giglio? Voglio dire che in questa storia c'è qualcosa che non mi convince. Guarda, pessima giornata a tutti. Sbagliabea, tu hai sposteggiato il troncolo. No, Orcomanno, tu hai preparato una torta bellissima. Sono così curiosa, voglio assaggiarla. Ma ha un gusto terribile, sa di scarafaggio. Strega varana, qui sotto c'è il tuo zampino. Ma quale zampino? La torta l'ha preparata lo scimunito tutto da solo, con le sue zampone. E poi, la torta è iper ultra arci strepitosa, come direbbe quella sciocca della tua cocchina. Sì, certo, iper arci ultra strepitosa. E tu come lo sai? Lo sai perché l'hai preparata tu con una tua stregoneria. Ho capito tutto, vero? Di la verità. Oh, la verità! La verità, mozzarellona, è che io non credo che tu sia capace di sollevare un tronco da sola, vero, Principe Giglio? A chi hai detto, mozzarellona? Oh, cosa c'è, mozzarellona? Vuoi essere trasformata in una parabola affumicata? Orcomanno, dimmi, com'è che tu e Bagliabea avete deciso di cimentarvi in una sfida così originale? Io stavo spiegheggiando a Sbagliabea che le femminattole sono tutte debolerrime. Ma Sbagliabea... No, scusa, ho sentito bene. Hai detto che le femminattole sono tutte debolerrime e tu credi a quello che hai detto, vero? Orco sì che lo credo! Sono femminattole! Ho capito. Quindi, Orchidea è debolerrima. Orco no! Orchidea non è debolerrima! Ma Orchidea è una femminattola. Orco sì, è una femminattola, ma... Il fatto è, Orcomanno, che le femminattole non sono tutte debolerrime, ce ne sono anche di forterrime, così come nei maschi ci sono i maschi bruschi e quelli invece che hanno un animo e dei modi più gentili. A proposito, mia dolce regina del male, permettimi di accompagnarti a svuotare i resti del tuo minestregone nella Valle dei Ratti. Una passeggiata in compagnia è sempre più piacevole, non è così? Principe Giglio, questa è la tua giornata fortunata, mozzarellona! Arrivederci, Bagliabea. Arrivederci, Orcomanno. Oh, Sbagliabea, io non ti volevo imbroglieggiare. Lo so, Orcomanno, e nemmeno io volevo. Buona giornata, Sbagliabea. Buona giornata a te, Orcomanno. Le femminattole non sono tutte debolerrime. Alcune sono debolerrime, ma altre no. Cucineggiare tortole è difficilerrimo. Uffa, orca. Sei qui, cuccioletto. Hai visto che giornata? Principe Giglio oggi è stato davvero saggio. Sì, intanto ha evitato che io mi mettessi nei guai con Strega Varana. E poi è riuscito a far capire a Orcomanno una cosa molto importante sui maschi e sulle femmine. E l'ha detto con parole così semplici, ma così efficaci. Le femminattole non sono tutte debolerrime. Ci sono femmine deboli e femmine forti. E i maschi, alcuni sono bruschi e altri sono gentili. Sì, insomma, i maschi e le femmine... Aspetta, voglio leggerti una filastrocca che è nel quadernetto delle filastrocche di Milo. Aspetta, Sì, è questa. Filastrocca dei maschi e delle femmine. I maschi e le femmine sono fatti insieme per fare frutto e per fare seme. E non importa chi è cielo e chi è terra, per fare gioco e per fare guerra. E non importa chi è giorno e chi è notte, per fare baci e per fare botte. Perché così gira il cerchio rotondo.
fare altre femmine, fare altri maschi, per fare andare il mondo. Bella, vero? Beh, io adesso ti devo proprio salutare, ma tu mi raccomando, torna presto a trovarci. Noi siamo sempre qui e ti aspettiamo. Ciao!